Bene, innanzitutto permettetemi di ringraziare tutti quanti voi per la presenza e soprattutto ringraziare l'onorevole Davide Faraone, sottosegretario di Stato alla Salute, per essere qui questa mattina con noi. Oggi siamo al punto in cui siamo perché negli anni precedenti, nei 2 anni e mezzo precedenti, abbiamo lavorato tantissimo e abbiamo messo le basi, abbiamo costruito le fondamenta per poter oggi avere la copertura finanziaria da un lato e dall'altro l'idea progettuale da mettere in campo e da proporre. Parliamo di un progetto che nel complesso, nel periodo 2016, 2017 e 2018, dico 2016 perché una parte di questo progetto è già stata avviata e sono già state spese le prime risorse, di un progetto del valore complessivo di circa 71 milioni di euro. Nel dettaglio il commissario straordinario vi spiegherà da dove vengono le risorse, in parte sono universitarie, dal bilancio dell'università, in parte sono ovviamente dell'azienda Policlinico Universitario, quindi sono fondi propri e fondi che vengono poi da finanziamenti esterni, che ci sono tutti, cioè non stiamo parlando di risorse che immaginiamo di recuperare, non stiamo parlando di un libro dei sogni, ma parliamo di risorse concrete, di risorse che abbiamo nel bilancio e che possiamo spendere. Buongiorno a tutti, grazie magnifico Rettore, benvenuto Sottosegretario di Stato. Grazie magnifico per le parole che ha rivolto per me. Io è vero, mi sento a casa, oggi sono particolarmente emozionato, devo dire la verità, perché diciamo riusciamo a presentare, proverò a farlo in modo più sintetico possibile, il lavoro fatto in questi anni, lavoro iniziato qualche anno fa con la precedente direzione aziendale, alcune cose si sono concluse ora e alcune cose sono già state programmate e magari avranno una conclusione, sarà diciamo fra qualche anno. Abbiamo provato con i miei collaboratori, che ringrazio, a sintetizzare un po' le cose che sono state fatte, cercando di suddividere gli investimenti legati al finanziamento dell'azienda, a quelli dell'università e il finanziamento che viene diciamo da fonti terze, assessorato piuttosto che ministero. E poi vedrete diciamo delle indicazioni molto veloci su quelli che sono alcuni progetti o processi di miglioramento che l'azienda ha già avviato e che diciamo ne approfitta oggi per portarli a conoscenza di tutti. Questo che vediamo, la prima slide, è il piano degli investimenti 2016, 2017, 2018. Quello che noi diremo e che vedrete anche nelle cifre riportate sono delle cifre che sono negli atti di bilancio consuntivo già chiusi e sono negli atti di bilancio di previsione già inviato e trasmesso all'organo competente, ovvero all'assessorato, per ciò che riguarda l'azienda. Sono delle somme già disponibili nel bilancio dell'università e sono delle somme già previste nel bilancio dell'azienda per quanto riguarda quelli che vengono definiti finanziamenti vincolati. L'azienda Policlinico nel corso dei 3 anni ha previsto un investimento pari a 12.200.000 euro. L'università un investimento per 24.150.000 euro, in più ci sono dei finanziamenti vincolati per 14.300.000 euro e devono essere aggiunti a questi 2 investimenti specifici che sono sempre sul bilancio della U, quindi gravano sul bilancio della U, ma che hanno una logica ben diversa perché sono dei finanziamenti che hanno una valenza pluriennale per un totale di 20.300.000 euro. Quali sono nel dettaglio questi 2 investimenti che sommano nella slide precedente 20.300.000 euro, quelli che vengono definiti investimento su bilancio U a valenza pluriennale? Sono il progetto per il rifacimento dei prospetti e messa in sicurezza degli edifici.
L'azienda ovviamente la conoscete meglio di me, è un'azienda che è stata costruita più di 50 anni fa. Nel corso degli anni non sono stati fatti degli interventi specifici, specialmente per quanto riguarda i prospetti, nonché diciamo su una norma che riguarda la messa in sicurezza sull'antincendio, diciamo, l'aspetto sismico, antisismico, necessitano di interventi. Ora, su questo, diciamo, piuttosto che andare a chiedere dei finanziamenti o degli investimenti specifici agli organi di competenza, abbiamo fatto un'analisi interna, abbiamo cercato di capire come trovare le risorse in modo autonomo, quindi sul bilancio della U, per poter finanziare questo investimento che è di circa 14 milioni di euro. Facendo un'analisi di bilancio, ovviamente abbiamo trovato una soluzione importante, che è quella di utilizzare i soldi del risparmio energetico che realizzeremo a far data dal 1° marzo 2018 grazie all'utilizzo autonomo del congeneratore, e questo ci consentirà, diciamo, negli anni di avere un risparmio di circa 2 milioni di euro nel bilancio. Che cosa significa questo? Significa che destineremo una parte di euro, di costi che in questo momento abbiamo vincolati per pagare quello che è il costo dell'energia, destineremo questa parte di soldi, che sono 2 milioni di euro l'anno, per il rifacimento dei prospetti, con una gara, una procedura che permetterà la realizzazione immediata nei tempi tecnici e il pagamento in progress, quindi relativi agganciati al bilancio. L'altro investimento già diciamo messo in atto, di cui le procedure sono già state avviate e a breve, in questione di qualche mese, si concretizzerà pure questo, è il progetto che viene chiamato, diciamo, Jessica. Questo progetto Jessica è un progetto che rientra sempre in quella che è l'area dell'efficientamento energetico, e diciamo prevede la sistemazione e la sostituzione di termovettori o altro, o tutto ciò che è legato in ogni caso alla produzione di energia elettrica, alla produzione di calore. Questo progetto, che era un bando nazionale alla quale l'azienda ha partecipato e si è classificata la prima a livello italiano, ha garantito un finanziamento a tasso zero di 6.300.000 euro, che verrà anche questo restituito grazie al risparmio che otterremo dal maggior consumo di energia elettrica. In aggiunta di questi abbiamo un ulteriore finanziamento di 2.700.000 euro, sempre del progetto Jessica, che vedremo dopo, che è un finanziamento a fondo perduto da parte dell'assessorato regionale della salute. L'articolazione economica del piano degli investimenti della U 2016 e 2018, 12 milioni e 200 mila euro. Interventi, investimenti già realizzati nel corso del 2016 per 5 milioni di euro, di cui 1 milione e mezzo per la realizzazione della centrale di sterilizzazione che abbiamo inaugurato qualche giorno fa, che ci ha permesso di realizzare internamente una centrale di sterilizzazione dei ferri chirurgici con una capacità produttiva che ci permette di diciamo offrirci sul mercato e diventare centrali di sterilizzazione per tutte le aziende, sicuramente dell'area metropolitana, ma anche, diciamo, di quelle che sono le aziende sanitarie limitrofe, e 3 milioni e mezzo per tecnologie e infrastrutture. Nel bilancio di previsione del 2017 abbiamo previsto un investimento di 7 milioni e 200 mila euro. Ovviamente la previsione di questo è stata possibile grazie alla possibilità che il nostro bilancio ci dà ancora di prevedere degli investimenti, perché sono investimenti garantiti con fondi sul conto esercizio, ovvero la differenza tra i ricavi della produzione, quindi le prestazioni che noi eroghiamo, e i costi che noi sosteniamo, ci consentono di avere questo margine per realizzare l'equilibrio di bilancio, che è di circa 7 milioni e 2 nell'anno, nel corso del 2017, e questo nel nostro piano degli investimenti è destinato per 3 milioni e mezzo per la realizzazione di infrastrutture, di cui 1 milione e 2 per la nuova rianimazione, 1 milione e mezzo per il nuovo complesso operatorio toroco-vascolare all'ortopedia e 800 mila euro per altri interventi strutturali, tra i quali il miglioramento del pronto soccorso generale, e 3 milioni e 7 anche questi destinati all'acquisizione di nuova tecnologia. L'articolazione economica degli investimenti Unimed 2016-2018. Su questo ovviamente faccio immediatamente un passaggio. La sinergia della quale ha parlato il Rettore, che ovviamente ne abbiamo fatto un cavallo di battaglia in questa nostra esperienza, è dimostrata anche su questo, cioè che un legale rappresentante, in questo caso un commissario straordinario dell'azienda, presenti l'articolazione degli investimenti prevista da fondi universitari. Questo a dimostrazione assoluta che tutto quello che abbiamo messo dentro il documento è stato
stato condiviso, discusso e analizzato a 360 gradi dalle due istituzioni. Nel 2016, di questi 24.150.000 euro di investimenti, l'università ha già realizzato un investimento importante, che è l'acquisizione del robot Da Vinci. Quindi l'azienda ospedaliera universitaria dal mese di dicembre si è dotata, grazie all'università, e sono in corso, stiamo definendo una convenzione per l'utilizzo ai fini sanitari, assistenziali del robot Da Vinci. Robot Da Vinci che rappresenta veramente un cambio epocale nell'approccio a quelle che sono le cure e le prestazioni in sanità. Diciamo siamo pronti per poterlo utilizzare, abbiamo le competenze per farlo e anzi, diciamo, posso dire di più, ci è stato richiesto di diventare centro di riferimento per la formazione del robot Da Vinci. Gli investimenti che devono essere fatti nel corso del 2017 e 2018, 11 milioni e 400 mila euro investimenti in tecnologie, 4 milioni e 9 realizzazioni di residenze universitarie presso il Policlinico, 2 milioni realizzazione aree di uffici e uffici psicologia presso Padiglione A, 1 milione sistemazione e realizzazione aree didattiche presso il Policlinico, 2 milioni e 250 mila euro progetti di internazionalizzazione e di interscambio con università e o aziende sanitarie italiane ed estere. Anche questa è una novità. Il finanziamento di questa ultima parte dei 2 milioni e 2 lo ricaviamo nell'utilizzo delle somme che vengono riconosciute all'azienda ospedaliera universitaria in virtù dei protocolli d'intesa. Anche questo garantito dalla capacità di realizzare un equilibrio economico-finanziario dell'azienda, vengono aggiunte alla produzione ulteriori somme nel limite del 3-4% del DRG e con l'università e azienda hanno deciso assieme di utilizzare questi fondi per dei progetti specifici di internazionalizzazione e interscambio scientifico assistenziale con le altre università e con le altre aziende sanitarie. L'articolazione economica dei progetti finanziati 2016-2018, 14 milioni e 300 mila euro. Investimenti già realizzati nel 2016 con l'utilizzo di questi fondi specifici vincolati, 1 milione di euro per l'accorpamento logistico del Dipartimento Materno-Infantile. Gli investimenti che verranno fatti, che sono già le procedure sono già partite, quindi siamo assolutamente in progress, ma che si concretizzeranno nel corso del 2016-2017-2018, sono 6 milioni di progetto Liver Pancreas Center finanziato dall'Assessorato Regionale della Salute. Questo è un progetto molto importante che prevede un investimento in tecnologie di 6 milioni di euro e come fonte di finanziamento per la prima volta è l'unica azienda ospedaliera universitaria in Sicilia, ha ottenuto un maggior finanziamento da parte dell'assessorato per questi 6 milioni di euro, 3 milioni di euro già assegnati, cioè fisicamente riconosciuti, 3 milioni di euro fanno parte dell'accordo e questo, diciamo, torno sempre al punto di partenza sul fatto che riusciamo a garantire solidità nei bilanci, riusciamo a non aver bisogno per la copertura dei costi e quindi per raggiungere l'equilibrio di bilancio di queste ulteriori somme di finanziamento e quindi possono essere le somme di finanziamento che ci spettano di diritto perché previsti da protocolli d'intesa, ma che possiamo utilizzare non per coprire quelli che sono i costi ordinari, ma per fare dei progetti importanti e progetti di sviluppo. 3 milioni e 300 mila euro è il cofinanziamento, ve l'ho detto prima, del progetto Jessica, finanziamento a fondo perduto da parte dell'assessorato. 4 milioni di euro, progetto di ristrutturazione del padiglione C, finanziamento ex articolo 20, che è un finanziamento molto vecchio, che risale a 10 anni, che avevamo perso e che nell'ultimo anno siamo riusciti a recuperare grazie alla reiscrizione delle somme tra i fondi vincolati. Ho provato a fare un'articolazione per macro aree del totale degli investimenti che somma 71 milioni di euro, la quale abbiamo destinato 9 milioni di euro alla diagnostica radiologica, radioterapica e medicina nucleare, oltre 1 milione di euro all'area delle chirurgie in generale, 12 milioni di euro per la diagnostica e la medicina e 42 milioni di euro in investimenti di strutture e impianti. Io molto brevemente, soltanto per un saluto e un ringraziamento innanzitutto a voi per l'ospitalità e a tutti coloro che hanno deciso di partecipare in questa mattinata a questo incontro, oltre alle autorità. E io volevo naturalmente cogliere questa occasione e questa opportunità che mi ha dato il Rettore ospitandomi al Policlinico per intanto ringraziare lui
per l'attività svolta dal Rettore in sinergia quando ero sottosegretario all'Università della Ricerca, perché abbiamo immaginato e messo in cantiere una serie di investimenti, non soltanto perché c'era una disponibilità economica che è stata realizzata grazie al Ministero, ma anche perché c'erano dei progetti all'altezza da sostenere, da finanziare. Se non ci sono progetti, molto spesso le risorse, lo dico soprattutto alla classe dirigente del Mezzogiorno, se ci sono le risorse e non ci sono i progetti, quelle risorse vanno perdute. Quindi conta tantissimo che la governance locale costruisca progetti e idee su cui canalizzare risorse. Molto spesso la polemica che si fa nel Mezzogiorno è che mancano i soldi. Io credo che non è questo il tema. Oggi nel Mezzogiorno non mancano le risorse per gli investimenti, molto spesso mancano i progetti su cui investire le risorse economiche. Per cui avere una classe dirigente che è all'altezza della realizzazione dei progetti ci consente di investire al meglio quelle risorse economiche, e in questi anni questo lo avete dimostrato. Accanto a questo noi dobbiamo riuscire a far sì che le eccellenze, come io reputo questo policlinico, non siano le eccezioni in questa sanità siciliana, perché purtroppo quello che accade nelle mie la mia esperienza, nelle mie visite che ho moltiplicato soprattutto nell'ultimo periodo, è di verificare che ce ne sono di eccellenze, ma il nostro vero obiettivo è di far sì che queste eccellenze fungano da lepri rispetto al sistema sanitario regionale, che deve crescere puntando a quegli obiettivi lì. Quindi noi non dobbiamo far sì che quelle rimangano delle oasi e che addirittura nella differenza rispetto al sistema sanitario regionale emergano come eccellenze positive, perché tutto il resto attorno non funziona. Noi dobbiamo avere l'obiettivo di far funzionare tutto il resto attorno, metterle a quel livello lì, e dobbiamo avere l'obiettivo di far sì che il sistema sanitario regionale siciliano, ma quello del Mezzogiorno complessivamente, siano a livello di quelle del resto del paese, che è l'altra vera sfida. Noi abbiamo in questa società, in questa nazione, differenziazione di sistemi sanitari, del livello del sistema sanitario, che sono differenziazioni allarmanti, preoccupanti. Oggi questa società non è democratica. Quando il sistema salute funziona molto meglio in una regione, quindi tu sei fortunato perché sei nato in quella regione rispetto ad un'altra, sempre dentro lo stesso Stato, quando accade questo vuol dire che noi siamo in profondo deficit. Dobbiamo recuperare tantissimo e credo che non dobbiamo vivere di rimpianti. Il referendum è stata un'occasione mancata da questo punto di vista, però al di là di quello e di quella uniformità che immaginavamo dovesse avere il sistema sanitario nazionale rispetto ai percorsi che dobbiamo mettere in campo, possiamo comunque intervenire per far sì che questo processo sia il più rapido possibile. Naturalmente dobbiamo dotare tutte le strutture sanitarie siciliane degli strumenti affinché questo gap venga colmato.